Buongiorno a tutti. Oggi parliamo con la dottoressa Pamela Giorgi, che è prima ricercatrice presso l'INDIRE. Parliamo con lei perché l'INDIRE da qualche mese ha aperto all'interno del proprio sito, della propria piattaforma, ha aperto una sezione interamente dedicata a Don Lorenzo Milani, di cui quest'anno, come sappiamo, ricorre il 100° anniversario della nascita. Allora, intanto la prima domanda è questa: ha ancora senso oggi, a distanza di quasi mezzo secolo dalla morte di Don Milani, parlare di lui? Cioè, ha davvero ancora questa grande rilevanza nella scuola italiana e nella pedagogia contemporanea? È rilevante ancora il pensiero di Don Milani per la scuola di oggi, per gli studenti e per gli insegnanti? Allora, grazie innanzitutto per l'invito e per la presentazione e per questa domanda che praticamente è un po' quella che ci siamo posti come gruppo di lavoro tutte le volte che ci siamo messi a riflettere e a mettere a disposizione nel nostro ambiente web dei percorsi relativi ai grandi maestri. L'abbiamo fatto con Gianni Rodari, i centenari sono stati praticamente tutti ravvicinati, l'abbiamo fatto con Mario Lodi, lo stiamo facendo con Don Lorenzo Milani adesso e lo rifaremo poi con Bruno Sciari. Come sai bene, Reginaldo, quest'anno è appunto ricorre anche il centenario del grande maestro Bruno Sciari. Perché è importante ricordare una vita trascorsa e spesa per la scuola a livelli così alti come hanno fatto tutti questi maestri che abbiamo ricordato adesso, assieme però, non dimentichiamocelo mai, all'intera comunità scolastica, o almeno a una parte della comunità scolastica che si è mossa, come racconta bene nel suo bel libro Vanessa Roghi, La lettera sovvertiva, si è mossa anche congiuntamente, seppur con delle differenziazioni, per fare della scuola un laboratorio di democrazia. È importante ricordarlo perché sono delle figure che hanno saputo forse organizzare meglio di altre diciamo, il loro pensiero divergente che era volto a modificare quello che era la scuola tradizionale, trasmissiva, gerarchica, la scuola di classe, come la definisce anche Mario Lodi in uno dei suoi scritti, e che però possono essere di ispirazione ancora oggi, perché la loro metodologia, il loro senso di responsabilità anche per il ruolo che hanno ricoperto, può dare molto alla scuola anche di oggi, che spesso si può sentire invece anche depauperata proprio del proprio ruolo, no? E quindi queste grandi figure di maestri, Don Milani compreso, nel momento in cui non è solo sacerdote, ma è anche proprio maestro e si occupa di scuola, ci ricordano come sia stretto il nesso tra scuola e società e quanto sia importante il momento scolare per imparare a essere non solo cittadini, ma prima che cittadini, uomini, esseri umani, e quindi che si riappropriano del proprio senso di sé, della propria parola, perché ricordiamoci che Milani, ma non solo Milani, lavora tantissimo sul tema della parola come riappropriazione di sé, ma anche della parola come relazione con gli altri. E quindi questi sono elementi importanti su cui io credo che sia molto importante riflettere ancora oggi, laddove poi, invece, una cultura profondamente individualista proprio su parla per esempio di merito, ma di relazione parla poco. Si parla molto di individuo, ma si parla molto poco di comunità. Ecco, ricordarci come hanno lavorato attraverso la scuola questi docenti e insieme a loro tanti altri docenti, perché ricordiamoci che quegli anni sono anni forieri di grandi novità, dalla scuola media unica alle leggi sull'inclusione che mettono l'Italia avanti tra tutti i paesi europei relativamente appunto all'inclusione scolastica delle persone con disabilità. Ecco, queste grandi rivoluzioni passano attraverso le figure dei grandi docenti, di quelli più noti, ma anche di tanti altri docenti che si sono spesi in prima persona per modificare le cose, per modificare la società attraverso la scuola.
Ecco, senti, possiamo dire che Don Milani, insieme a Bruno Ciari e tanti altri che tu hai citato, hanno contribuito a realizzare degli esempi concreti di comunità educative e anche di comunità dove si praticava la democrazia. Quindi esempi di scuola democratica, non soltanto con le parole, ma anche con i fatti. Può essere questo l'elemento che li unisce? Beh sì, il fil rouge che unisce tutti, seppur con appunto le differenze, questa non è la sede per indicare, ovviamente ognuno ha le sue peculiarità, no? Nell'approccio pedagogico, legato anche ai background culturali, alle visioni politiche che sono un pochino differenti le une dalle altre, però quell'elemento che li raccorda è questo lavoro scolare che è teso a creare un individuo, dico creare, però a plasmare un individuo che sia in grado di stare in comunità. Pensiamo al metodo della scrittura collettiva, a quello dell'apprendimento tra pari, quindi alla assunzione della responsabilità da parte di ciascun alunno in relazione alla comunità scolare di cui fa parte. Ecco, tutti questi elementi sono elementi che raccordano, no? Queste pedagogie, che seppur hanno qualche differenza, però su questi temi si avvicinano molto, tant'è che poi ci sono dei dialoghi aperti, no? Tra lo Certo. stesso Lodi e Rodari, e tra lo stesso Lodi e Don Lorenzo Milani. Quindi i punti di vicinanza sono molti, i punti di confronto e di raffronto sono moltissimi. Pensiamo che appunto qual è poi tutto il dialogo tra Milani e Lodi relativamente all'uso della scrittura collettiva, che poi approda a Lettera a una professoressa. Senti, di lettera ad una professoressa, tutti noi ricordiamo questo o quel passaggio. Tu quale pensi che sia il, non so, l'aforisma o il passaggio, la frase più interessante? Qual è che a te personalmente ha colpito di più nella lettura e nello studio di Don Milani? Per me una delle frasi, ora non la cito perfettamente, ma più interessanti, e che forse è un po' una sintesi del pensiero milaniano e che si, diciamo, richiama a quello che si è detto fino adesso, è quella riflessione che fa Milani relativamente al, come si dice alla Toscana, perché lui gioca molto sul linguaggio, tra l'altro, e dice: come si fa a sortire dai problemi? Sortirne da soli all'avarizia, e sortirne tutti insieme invece è la politica, no? È la capacità di stare insieme in modo democratico. Ecco, questa per me è un po' la sintesi del senso profondo dell'attività di maestro di Don Lorenzo Milani. Bene, senti, voi come avete, voi come Indire, il tuo gruppo di lavoro che tu coordini, come avete realizzato questo spazio, Don Milani all'interno appunto della piattaforma Indire? Allora, questa pagina web Indire è fatta, è strutturata, sono tutte strutturate nello stesso modo, le pagine che abbiamo dedicato in questi anni ai maestri, e che poi si raccoordinarono in un unico ambiente web che si intitolerà Maestri, giusto appunto. C'è una parte legata a un percorso biografico della persona, quindi della personalità che andiamo a raccontare, percorso biografico che narriamo. Con documentazioni d'archivio, fotografiche, documentali, e poi c'è una parte invece più legata alla spendibilità oggi di queste figure. Abbiamo organizzato degli incontri, degli webinar, nel caso specifico di Don Lorenzo Milani, li abbiamo pensati assieme a Sandra Gesualdi, che è la vicepresidente della Fondazione Don Lorenzo Milani. Molto spesso, infatti, in questi webinar siamo insieme, facciamo delle chiacchierate con io, lei e altre persone appunto invitate, su dei temi specifici che secondo noi trattano sì della pedagogia, della riflessione di Don Lorenzo Milani nel caso specifico, ma cercano di raccordarle alle problematiche della scuola cogente. Non dimentichiamoci che, per esempio, il tema della parola e del linguaggio è un tema attualissimo,
non solo per l'inclusione di coloro che arrivano nel nostro paese e che devono appunto apprendere una lingua che non è la loro, ma è legato anche a temi più complessi ancora, che sono quelli, per esempio, della capacità di lettura, della reale capacità di lettura, no? Quindi la capacità di discernere quelle che sono le false notizie, di riuscire a comprendere davvero un testo e non solo comprenderlo formalmente. Per cui ecco, tutte queste tematiche, che erano tematiche milaniane, le abbiamo cercate di traslare su una riflessione che fosse una riflessione, diciamo, contemporanea, non solo. Ecco, tutto questo è molto interessante, ma io ho visto che c'è anche una parte molto vivace, diciamo, in questo spazio Dormilani che comprende una serie di interviste a diversi testimoni, a diversi personaggi. Ce ne vuoi parlare? Sì, allora in questi anni con Rai, Rai Scuola, Rai Cultura, devo dire grazie all'attenzione dell'allora vice direttore, ora in pensione, Gianfranco Noferi, abbiamo pensato di dare voce alle varie attività legate appunto alla valorizzazione della memoria scolare e all'uso del patrimonio didattico culturale che facevamo come linea di ricerca. E quindi pensiamo di fare sui vari temi queste piccole interviste brevi, sui 10 minuti, massimo 12, a personaggi che fossero esperti delle figure di cui stavamo parlando. Dalle varie interviste che abbiamo per esempio fatto con Lodi, poi è venuto fuori un piccolo videodocumentario che abbiamo portato anche al Pesaro Film Festival, che era fuori dal recinto, il maestro Mario Lodi, con queste che stiamo facendo, che sono ancora in corso, perché non dimentichiamoci che il centenario ufficialmente sta cominciando ora, anche se i nostri lavori sono più retrodatati, perché li abbiamo cominciati già lo scorso anno. Ci siamo messi un po' in avanti, così come avevamo fatto anche con Lodi, vista la complessità dei personaggi, e poi sicuramente prevedevamo l'addensarsi, no, degli eventi in questa fase dell'anno. Però il centenario ufficialmente si apre il 26 adesso. Di maggio, per cui ecco, abbiamo cominciato a fare delle interviste che proseguiremo, fatte a personaggi e a personalità che si sono occupati a vario titolo di Don Lorenzo Milani, da Vanessa Roghi a Sandra Gesualdi, che hanno lavorato più sulla parte storiografica, ma anche al professor Luca Toschi, che per esempio sta coordinando un gruppo di ricerca dell'Università di Firenze. Lui era ordinario di Scienze della Comunicazione, e con il suo gruppo di ricerca. E grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio e alla Fondazione Don Lorenzo Milani, ha messo su un grande progetto che cerchi di raccordare la scuola di oggi con quella che è la memoria di Don Lorenzo Milani. Senti, avete in programma, come in dire, anche un evento, in presenza? Abbiamo in programma un evento in presenza che dovrebbe essere alla fine di giugno, a cui parteciperemo, che però è coordinato dal professor Mario Morcellini, che era docente di Scienze della Comunicazione, ve lo ricorderete, all'Università La Sapienza, e che adesso è passato alla RAI, e comunque quindi sta coordinando lui un po' l'organizzazione di questo evento, che sarà in Toscana, alla Certosa del Galluzzo, vicino a Firenze. Ecco bene, quindi state lavorando per mettere a punto il programma di questo evento molto importante che certamente riscuoterà l'interesse di insegnanti, studenti e anche di esperti e di studiosi. Ti ringraziamo quindi di questo tuo intervento e ovviamente auguriamo a te e al tuo gruppo di lavoro un buon lavoro di qui in avanti perché i materiali che voi ci proponete, che proponete agli insegnanti, sono sempre di grande interesse e ci servono per conoscere meglio la storia della nostra scuola, ma anche per capire di più sulla scuola di oggi. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie.